Dal dopoguerra ad oggi sono stati spesi in Italia all'anno oltre 3 miliardi di euro soltanto per riparare i danni causati dai disastri ambientali. Ora, viene spontaneo chiedersi, non si potrebbero spendere quegli stessi soldi in ricerca e prevenzione? Beh, certamente sì. Sì, la Protezione Civile ha simulato che si perderà almeno 1 miliardo di euro all'anno, diciamo, nel prossimo futuro per i disastri naturali. E investire per ridurre il rischio invece che dover compensare le perdite dei terremoti avrebbe anche il beneficio di, diciamo, di permettere al paese di progredire dal punto di vista tecnologico. In Italia si parla sempre di più di costruire nuovi palazzi seguendo criteri antisismici, ma cosa si può fare per tutti quei palazzi, quelle scuole che invece sono già stati costruiti e che non seguono assolutamente quei criteri? Sì, è così. Il rischio sismico in Italia viene dal patrimonio costruito esistente, costruito per lo più nella seconda dopoguerra oppure appartenente ai centri storici dei nostri bei comuni. Non è pensabile di adeguare tutti gli edifici agli standard correnti e quindi è necessario sviluppare delle tecnologie a basso costo relativamente e a larga scala relativamente che consentano di ridurre il rischio a livello nazionale. Ed è proprio su questo che la ricerca dell'ingegneria sismica italiana, che ha questo problema peculiare rispetto agli altri paesi del mondo, si sta concentrando. L'80% del territorio italiano è a rischio disastro naturale e il 55% delle imprese sono costruite su territori pericolosi. Quant'è la responsabilità? Qual è la responsabilità dell'uomo in tutto questo? È tutta colpa della natura o questo rischio è anche causato dall'uomo? Ma forse prima di parlare di responsabilità dovremmo fare una riflessione sul fatto che i rischi naturali è una cosa con la quale dobbiamo convivere, praticamente per definizione. Cioè noi possiamo solamente gestire il rischio naturale in modo da ridurre il più possibile le conseguenze attese degli eventi appunto naturali. Forse addirittura uno degli investimenti che si potrebbe fare sarebbe proprio culturale, cioè nella formazione, insegnare ai cittadini che con i rischi naturali bisogna convivere. E la vera responsabilità nella gestione dei rischi naturali e gestirli in modo da conoscerli al meglio possibile e usare le risorse nel modo più razionale in modo da gestire questo rischio in modo che sia uniforme per tutti i cittadini. Quanto è importante per un'azienda investire in ricerca e in particolare per un gruppo assicurativo? Quanto lo è? Per un'azienda investire in ricerca è fondamentale perché per acquisire competitività di prodotto è necessario acquisire delle conoscenze che i competitor non hanno. Per un gruppo assicurativo questo è particolarmente importante perché le assicurazioni non fanno altro che acquistare i rischi dai portatori dello stesso. E quindi, diciamo, per un'azienda aumentare le conoscenze per capire se questo trasferimento del rischio sia conveniente o meno e possa essere un buon business è una cosa essenziale. Come si colloca AXA in questo percorso e che ruolo ha per voi ricercatori? AXA ha avviato un percorso secondo me lungimirante. AXA investe sia nella ricerca di base attraverso i progetti di AXA Research Fund, ma anche creando delle partnership tra aziende specifiche del gruppo AXA e enti di ricerca, investendo sul trasferimento tecnologico, cioè investendo sul competency building per l'azienda. Che io sappia, questo è l'unico gruppo assicurativo che ha avviato un'operazione di questo tipo e devo dire dall'interno che il mondo della ricerca è molto attento a questo tipo di iniziative e quindi credo che AXA sia un esempio unico nel suo genere. Che ruolo ha la tecnologia nella sua ricerca? Ma io mi occupo di allerta sismica preventiva, cioè noi cerchiamo di prevedere quando un terremoto arriverà alla struttura da proteggere mentre il terremoto si sta generando in un punto lontano dalla struttura. Quindi bisogna massimizzare il tempo dell'allerta, cioè proprio il tempo a disposizione per prendere azioni di sicurezza prima che il terremoto la raggiunga. E questo è il problema a più alta tecnologia nel settore dell'ingegneria civile.